Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. L'ex presidente del club nero-azzurro, coinvolto in uno scandalo, ha insabbiato tutto. Uno dei tanti scandali in casa Inter, clamoroso poco fa. Prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Adriano, un nome che evoca ricordi forti per gli amanti del calcio, si apre come mai prima nella sua autobiografia. La vita fuori dal campo era un terreno minato, rifugio necessario, contrapposto a quella febbre calcistica che molti considerano liberatoria. Rientrare a casa era uno scontro personale. Per Adriano, il silenzio era assordante e il bere divenne il suo compagno. Invece di trovare conforto nel calcio, il campione cerava una fuga da quel mondo che ormai aveva perso il suo fascino familiare. Gli ultimi anni all'Inter furono tumultuosi. Multato, spesso in ritardo agli allenamenti, la pressione era enorme, ma Adriano era sordo a tutto. La depressione lo avvolgeva, rendendo invisibile persino a se stesso. La proposta di una riabilitazione emerse come ultima ancora di salvezza, incomprensibile allora per un Adriano piegato dal peso della sua paura. Arrivavo sempre in ritardo agli allenamenti, l'Inter cercava di insabbiare tutto e mi multava, ma a me non importava più nulla. La mia depressione era arrivata a un punto talmente basso che non volevo nemmeno pensarci. Un giorno Moratti mi disse: «Vogliamo mandarti in un posto molto speciale». Si trattava di una clinica in Svizzera, un centro di riabilitazione. Ero talmente giù che non capivo cosa volessero dirmi. «Perché cercate di mandarmi in un ospedale psichiatrico?» La cosa mi infastidì parecchio. Un calciatore, ricoverato in una struttura del genere? Non riuscivo a crederci, mi sembrava assurdo. Cosa ne pensate? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.